No, io e Fucci ci siamo incrociati per molti anni, sempre incrociati, senza veramente frequentarci. In realtà non è che io abbia mai frequentato nessun regista o gente di cinema, però Fucci avrei voluto anche frequentarlo, se non che il fatto che lui facesse dei film gialli nel momento che avevo cominciato a farli io, mi aveva creato una leggera irritazione nei suoi confronti. Anche se i suoi film erano carini, forse questa irritazione è ancora più forte perché film come Si uccide un poverino, Si inizia un poverino, era bello. Quindi, però dopo questi grandi incroci che abbiamo avuto, poi noi veramente ci siamo incontrati e conosciuti circa 2 anni e mezzo o 3 anni fa, durante un festival del Fantastico che si svolgeva a Roma. Lucio è arrivato, inaspettatamente è arrivato su una sedia a rotelle. Questo ha cambiato subito i miei rapporti con lui. Cioè, ho capito che forse avevo sbagliato in questi anni, di frequentarlo, non parlargli. L'avevo visto ridotto così male, fisicamente e anche moralmente. E da quel momento in poi mi sono molto legato. Ci siamo visti spessissimo e poi principalmente mi sono incaricato di riportarlo al cinema, lui che dal 90 che non faceva più film, perché l'avevano abbandonato tutti, i famosi attori, i suoi amici, i famosi produttori, i suoi amici, i famosi gente del cinema, i grandi cinematografari che sono così buoni e gioviali nelle loro scene, però invece a Fucci l'avevano proprio, come si dice, cagato. Era finito a vivere in una casetta sul lago di Bracciano. I soldi l'aveva spesi, i pochi soldi che aveva fatto, che aveva in banca, li aveva spesi tutti quanti per delle operazioni alle gambe per riprendere per la deambulazione. E così devo dire, questo bisogna dirlo perché la gente del cinema, così dorato, così bello, invece ci sono degli abissi disperazioni, di povertà. Questo discorso lo feci circa un anno e mezzo fa al laureato, parlai di Fulci, cioè parlai di un regista, si capì che era Fulci, però nessuno fece nulla, nessuno interessò di questo problema, che c'era un nostro regista che aveva fatto tanti film importanti, che era famoso in America, in Inghilterra, in Francia, dovunque sono andato, Fulci è famosissimo, certamente più famoso del 95% dei registi italiani attuali e noti oggi. In ogni modo, ho provato con lui appunto a fargli riprendere vita, e riprendere vita per lui era di fare il cinema, e così mi sono impegnato a fargli fare il cinema. E insieme ad altri amici che hanno contribuito anche finanziariamente a farlo fare queste operazioni di cui aveva bisogno per camminare. E l'ho visto rinascere, essere felice, ritrovare il gusto, il suo spirito selvaggio, forte, aggressivo, la sua verve, la sua rabbia. Aveva un dente solo, gli era rimasto, ma con questo dente lampeggiante era diventato un uomo. Era bellissimo uscirci, parlarci di cinema. Così abbiamo fatto questo film, che era un remake della Maschera di Cera, che io naturalmente in onore di Lucio farò sicuramente, farò come lo voleva far lui. L'ultima volta che ci siamo visti è stato pochi giorni prima che morisse. Ci siamo visti per parlare sempre del film, sempre nel solito Bracciano, in un piccolo ristorantino, proprietari di sinistra naturalmente, cosiddetti compagnoni, diceva Lucio. Allora siamo andati dai compagnoni. Abbiamo parlato un po' di politica. Lui era, anche se non parlava mai di politica, era un uomo di sinistra, e, diciamo, stava sempre dalla parte dei più deboli, di chi soffre, di chi non ha soldi, sempre nella sua vita. Era un uomo bellissimo e stupendo. Poi se n'è andato così, in punta di piedi. Senti, la Maschera di Cera era un po' anche la sua storia. Maschera di Cera, il fantasma dell'opera. Cioè,
Sì. Lo vedevi così, come nascosto, sì, dopo il successo, nascosto sotto, nel, sotto, del, sì, è vero, sotto il castello, sotto il teatro del cinema italiano. Sì, nascosto sotto il teatro del cinema, è vero, innamorato ancora di alcune figure. Sì. Poi mi faceva ridere che alcuni, nelle, alcune recensioni sulla sua morte, alcuni cosiddetti necrologi di giornalisti, ce n'era uno che ho letto su Unità dove chiudeva dicendo, dice Lucio Fulci, un uomo che non si è mai preso sul serio, che ha sempre, questo lo trovo molto brutto nei suoi confronti di Lucio, perché lui Lucio non si prendeva molto sul serio perché lo costringevano a non prendersi sul serio, perché diceva che i suoi film facevano schifo. E se lui si fosse alzato a dire mio film è bellissimo, gli avrebbero detto ma come, che pazzo che sei. E quindi lui nel corso degli anni aveva imparato a essere autoironico, a fare degli scherzi sui suoi film. Ma questo non significava che lui non ci vedesse, lui si prendeva molto sul serio naturalmente, come tutti i suoi amici sanno, molto sul serio, scherzava, era un uomo spiritoso. Però devo dire che questo fatto di scherzare sulle sue opere è stato molto indotto dai critici, che quando mi diceva che quando è tanto mi dedicano 7 righe su una recensione di un film, quando è tanto, dice però per l'80% dei miei film neanche fanno le critiche. Tu sei stato un critico, brevemente, sì, mi pare. E da critico, non una cosa, una scena di un film, magari sì, anche così, magari ce la buttiamo se la dobbiamo, ma a parte questo invece una cosa che secondo te, per me è difficile per esempio trovare, che secondo te lo definisce, o non lo definisce, una costante, un suo tipo di attenzione, oppure nei soggetti, oppure visivamente, se tu dovessi dire così, tanto ce l'hai, sì, pensato. Sì, ci ho pensato molto, ma Lucio, ogni film c'era qualcosa, Lucio non era un vero e proprio narratore disteso, Lucio era un narratore di emozioni, di immagini, per cui ad esempio anche lavorandoci con La Maschera di Cera, che era un film che lui teneva moltissimo, che lui amava moltissimo, noi, proprio una curiosità, noi partimmo, non volevamo fare all'inizio La Maschera di Cera, volevamo fare La Mummia. Poi però studiando, sta mummia non venne fuori e poi Lucio non si affezionò più alla mummia, allora andammo alla Maschera di Cera, che era una delle alternative. E Lucio, io direi di vedere, cosa che ho rivisto anche con lui, alcuni dei suoi film più belli con Franca Ingrassia, che sono piccoli capolavori. Fu lui che scoprì la verve pazza e quasi underground di Franca Ingrassia, la loro eccezionalità. E poi io anche consiglierei il periodo dei film horror, quelli dei più crudeli, quelli dove lui in realtà, nei momenti più disperati della sua vita, che ha avuto momenti molto, molto tristi e molto duri nella vita vera, non è solamente, cioè lui di quelli che ha toccato questi temi così, così forti e così gravi, e poi questi temi l'hanno invaso la sua vita. Questo qui è stato, bisogna dirlo, è la verità. E quindi nei momenti più duri della sua vita, più difficili, dove ha passato dei lutti e disgrazie, lui fece dei film molto forti, horror e anche polizieschi, molto forti, molto crudeli, che sono un po' anche, diciamo, un ritratto degli ultimi 10 anni della sua vita. Un titolo? Ma Lo Strangolatore di New York, Il Gatto Nero, Il Diavolo nel Cervello.